Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, finalmente video vlog / chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video praticamente dove volevo un po' salutarvi, un video breve, almeno lo spero, perché tutte le volte che faccio un video poi vengo interrotta, ma vabbè, dettagli. E niente, come state? Spero bene, tutti voi. Buona festa della liberazione, anche se non si può dire, ma glielo dico lo stesso. E niente, anzi, buona festa a tutti, buon 25 aprile, voglio dire, buon 25 aprile. E niente, allora. Allora, in questi giorni mi sono segnata tutto ciò che sto facendo di bello a casa. Aspettate un attimo che ve lo prendo. Allora, siccome che sto segnandomi un sacco di cose, ce l'ho segnato qui nella mia bella agendina. E per non dimenticare nulla, ogni tanto mi scrivo qualcosa qua. Voi direte, ma come? Finora non ti ho scritto più niente e ora stai cominciando? Sì, perché ne ho bisogno, altrimenti sono una smemoranda di mio. Questo è del 2020, non so se si vede. 2020, però ho intenzione di scrivere lo stesso anche se è del 2020. Tutto lì. E niente, allora, comincio col dirvi che in questi giorni ho avuto poco tempo di fare nulla in casa perché non stavo tanto bene. Ho un po' di mal di denti, ma proprio dettagli. E sì, ho un po' di mal di denti e niente. E quindi con questo mal di denti, vi avevo appena detto, e sono stata interrotta, scusate, ma non ho potuto fare a meno. Comunque questa parte verrà tagliata, sempre se riesco a tagliarla. E niente, allora, praticamente come organizzazione non ho fatto nulla in casa, mi stavo dicendo, perché appunto mi sono sentita male prima del dente, perché c'ho dei denti che mi stanno un po' facendo male, quindi niente. Sì, sto prendendo degli antibiotici, ma alla fine devo ritornare perché devo fare delle altre cose sempre per questo dente, quindi niente. C'ho un'infiammazione allucinante in bocca, quindi va bene, no comment. E quindi non volevo proprio pulire casa, ma non ce l'ho fatta perché ragazzi, stavo troppo male, allucinante. Vabbè, ora mi vedete ridere perché un po' sto meglio perché ho preso un antinfiammatorio, non dico quale, però chi mi segue da Palau lo sa. E vabbè, e niente, quindi che dirvi di bello. Stavo recensendo pochi giorni fa questo prodotto qui insieme a quest'altro secondo prodotto. Allora, con prodotto stavo recensendovi prima questo qui, che è della Skin, aspettate un attimo che ve lo metto qui, della Skin Active Fresh Uva per pelli normali o miste, questa qui, vedete, ed è allora con uva d'uva, sì, con acqua d'uva, ed ha una profumazione fantastica, già molto buona, sa proprio di frescumene, allucinante, molto buona. Allora, questo ce n'è 200 ml di prodotto per un paio di 10 mesi, vedete, sì, la qualità non sarà eccelsa nel video, però va bene, perché io ho un vecchio iPhone, l'iPhone 7, che adesso, vabbè, l'iPhone non è mai vecchio, però adesso ne sono di nuovo, ma non è questo la sede, il video esatto da fare questi video. Allora, cioè non è questo il video in cui dobbiamo parlare di telefoni. Comunque vi stavo dicendo che bagno schiuma cocco e monoi, acqua di cocco, non mi riveniva il termine, pardon, mi ero un po' inceppata, acqua di cocco e monoi della Vidal, mi piace davvero tanto, e lo stramo, molto buono, molto, molto buono. Ragazza, che paradiso, mi ha smontato un po' in bocca, ma vabbè, dettagli sono questi. Già. Mentre, come profumo della settimana, anche se sono uscita poco,
sto utilizzando questo qua, questo qui, Anna Blue Marine, che ha una promozione fantastica, che ve lo dico a fare, vedete che bella rosellina, e questo è il profumo in sé. Aspettate che provo a spezzarvelo. No, aspettate. Buono, molto buono. Sa di rosa, rosa fresca, avvolgente, mi piace davvero tanto, molto buono, sì. Poi. Come acqua termale per rinfrescare tutto il viso quando si ha caldo e viceversa, o anche nel coltello e tutto il resto, stavo utilizzando e poi mi è finita perché non so se si capisce, ma vedete, basta che faccio così, basta che io faccio così, mi fa la doccia e non è il caso. Comunque questo è il tappo erogatore, come potete ben vedere. E niente, e ti fa la doccia, quindi non è il caso, lo devo ricomprare. Tra l'altro è costato tra le 7 e le 8 euro, se non erro 8 euro. Non mi vorrei sbagliare, poi adesso che costi più che altro 8 euro. E vabbè, un po' tantino, ma ne vale la pena. Poi, quest'acqua qui, acqua micellare bio, tripla azione, è da bocciare perché non mi sta piacendo per niente, e la odio perché ha una, non so come dirvelo, ma Poi qua c'è questo forellino qua, non so se si vede, questo, guardate, sì, bocciata in tronco perché brucia come la peste, non mi piace per niente. No. Ragazzi, se la vedete e vi piace, buono. Ma se no, assolutamente da bocciare perché a me non mi è piaciuta assolutamente. C'è che l'ha decantata su YouTube, ma a me non mi è piaciuta per niente affatto. Poi c'è anche il tonico. Non c'è da sbagliare lì, c'è anche il tonico, non è male, però mi si accampa la pelle, dai ragazze, non scherziamo. Poi altro prodotto che vi faccio vedere oggi, ed è questo qui della Eufidra. Questo lo passerò a chi di dovere, perché io non posso mettermi una cosa che mi fa fastidio alla cute, e che ho avuto anche una brutta esperienza con questa marca, sarebbe Eufidra. Non mi è piaciuta per niente e neanche ve la consiglio. Cioè, se vi piace, buono, se no ciccia, io non la voglio. Poi me l'hanno mangiato in farmacia, ovviamente, Eufidra. Poi questo qui è viso, crema viso della Vichy, non so se si capisce qualcosa, sì, Vichy. E Vichy mi piace davvero tanto, tant'è vero che la sto tutta consumando, non so se si capisce i bordi, sì, mi sta davvero piacendo tanto. Poi a quanto siamo? 6 minuti di video, sì, dai, ce la possiamo fare. Poi Vichy, stessa cosa, Vichy mi sta piacendo un botto, e Vichy la adoro perché come dire, Vichy c'ha ha una texture morbida, setosa, e soprattutto rimpolpa la pelle e la come si dice, la rimpolpa e la elasticizza. Sì, oggi non ci sono proprio, vedete un po' perché prima stavo male, ora sto un po' meglio, ma non del tutto, sia chiaro ragazzi, non del tutto. Comunque vi stavo dicendo, elasticizza, aiuto, ce la posso fare, e poi elasticizza la pelle e la rimpolpa, e però mi piace da matti. Mineral 89, se sentite rumori non sono io, ma la televisione di là, perché mia nonna non sente bene da un orecchio, ahimè, purtroppo, e quindi è costretta a alzare di più il volume a sua volta della televisione. Ma vabbè, questi sono dettagli. Questo è il pump dosatore, vi dicevo, di Vichy. Cosa si vede? Ok, sì, questo Vichy, e niente, e questo è tutto. Poi, cos'altro dirvi? Ah sì, io quando pulisco casa faccio leggere un po', e poi però a ultimo, quando chiudo tutte le finestre, tutte le porte e via discorrendo, uso questo qui, Hammam Tesori d'Oriente, spray aromatico per ambiente, argan e fiori d'arancio, questo qua, vedete? Questo qua, mi piace da matti. Allora, spray, questo qui col tappo erogatore,
piace davvero tanto ed è strabuono. Profumazione non fa tanto impazzire, ma non è così malaccio, dai. E già. Poi. Come cosmetici oggi non ho usato niente, se non che la mia skincare solita, abituale. E nulla, non ho utilizzato niente quindi oggi come skincare. Ho solo utilizzato, come dire, la Vichy crema, no, Vichy mousse, scusate, Vichy mousse. Scusatemi se ogni volta mi scuso in continuazione con voi, ma non sono stanca. Si può dire che sono stanca, ma volevo farvi questo video, non è che non ho voglia, ne ho voglia, però ho un po' di stanchezza datata dal post dolore del dente, ma vabbè, ve lo dico come dicevo, dettagli, vabbè. Perché mi sono appena ripresa, ma la stanchezza un po' si fa sentire a fine serata. E vabbè, ci può stare. A fine serata, scusate, a fine giornata. E vedete, vabbè. Comunque, vi dicevo, se domani torno... oggi cos'è? 25, sì, esatto. Stavo già andando fuori orbite, vabbè. Fuori le righe. Allora, domani è 26, domani è 20, dopodomani è 27, 28, 29. Domani devo chiamare una persona per sapere gli appuntamenti che ho, quindi mi servirebbe sapere appunto inerente a quello che devo fare per la mia bocca, se devo andare o domani o 29, perché fosse il 29 che dovevo andare proprio direttamente lì. Non me le vogliate se ho appena sbadigliato, ma vi ho appena detto, la stanchezza si fa sentire. Chissà quante volte ripeterò la stessa identica cosa, ma vabbè. Come servizio per il trucco, io utilizzo per il trucco, per struccare le mani quando mi faccio gli swatch per Instagram o altri social vari come TikTok, utilizzo questo servizio qua. Questo qua. 1,78 centesimi da 72 pezzi, vedete? Ecco qua, 72 pezzi. Io non so perché questo... Ah, ok. 72 pezzi. E salviettine alla camomilla, idratanti e rinfrescanti. Non so così... Vabbè, mal dite. Delicate, vabbè, non... Vabbè, queste sono delicate. Le utilizzo per... struccare appena a fondo le mani, gli swatch, non le utilizzo mica per struccare il viso, no, anche no, grazie, ma almeno per queste sì, vedete, sono buone, 1,78, l'ho pagato in un negozio qua, andando a pochi passi da casa mia, vicino quasi alla farmacia, non vi dico dove, chi vuole lo sa, e basta, niente. E nulla, ragazze. Ah, poi questo non è mio, ma l'ho acquistato per mia nonna ed è un Pantene, se lo vedete lì è perché non è mio ma è di mia nonna, ma qua ci tenevo qua sotto tutte le mie belle scorte beauty e niente. Già, poi adesso sto guardando ovviamente l'Isola dei Famosi, però tra poco stacco e vado in sala a guardarmi dell'altro, sempre che mia nonna si stanchi prima e voglio andarsene a letto prima, ma ne dubito perché si vuole vedere un bel film. Io al contrario di vedere un film vorrei vedere l'Isola dei Famosi e vabbè, ci sta. Già, ognuno è di opinione personale rispettando le idee di mia nonna, però a me piace di più l'Isola dei Famosi e forse penso che mi godrò l'Isola dei Famosi dopo questo videouccio, per non stare sempre a guardare video su YouTube. Non perché mi stancano i video su YouTube, no, per l'amor di Dio, per carità, ci mancherebbe altro. Però, quando voglio guardarmi, distrarmi da solo e sempre YouTube, non va. Preferisco dedicarmi anche ogni tanto un po' di più alla televisione, ovviamente. Cioè. E niente, intanto per tempo sto guardando, ci sono un sacco di personaggi qui. Che sono uno un cantante, perché sia un... no, non un cantante, che sono di un attore e altri dei conduttori che
hanno fatto un pare, se non erro, Top of the Pops, Alvin, sì, e Cicciolina e tanti altri che se non mi ricordo. Poi sta conducendo, come si sa, Ilaria Blasi, in studio c'è Vlad, vabbè, Luxuria. E niente, no, vi stavo dicendo che c'erano lì, in studio, e invece in spiaggia, all'Isola dei Famosi, vi sono quelli che devono partecipare a questo gioco dell'Isola dei Famosi, che io poi gioco non è che lo chiamerei perché, poveri loro, muoiono anche di fame tante volte, muoiono per modo di dire che nel vero senso della parola, che secondo me un po' di fame la soffrono, e anche troppa per i miei gusti, però vabbè, lasciamo perdere, no comment, bocca cucita, perché io vabbè, non so come si sta là, no, manco lo voglio sapere, ciao, ciao. Allora, oggi non ho fatto manco le sopracciglia, non so se si può notare, le sopracciglia non ho voluto fare perché non mi andava, semplicemente. Però i miei trucchi sono tutti qua, vedete che sono tutti qua. Sono tutti qui, appena ne ho voglia, che ritorna nuova come non so cosa, mi farò anche le sopracciglia e tutto il resto del corpo, ceretta viso, ceretta corpo, poi mi truccherò anche. Non lo so quanto farò di trucco, ma però quanto farò, qualche video farò di trucco, però lo farò. Ovviamente. Naturalmente non può mancare un bel gettere i ritmi, sempre se riesco a farlo. Boh, non ne ho idea, già. Ebbene ragazze, io vi rinnovo il mio buon 25 aprile, sempre se qualora vi va, io sono qua per voi ad aspettarvi in un altro nuovo video di domani o dopodomani, a seconda di quando ci sarò. Ok, ragazze, bacio, a presto e perché no, al prossimo video. Ah, se vi va, supportatemi con un like, un commentino, sempre sotto qua la sezione commenti. Iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere aggiornamenti sui miei nuovi video. Ciao, 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 bacio. Zombie apocalypse.